Io comincerei, Presidente, se sei d'accordo, a introdurre intanto il tema forte. Scusate, butto lì una provocazione. Non sarà una battaglia di retroguardia. Io mi rendo conto che il mondo del lavoro è un mondo che è molto particolare, ha tempi e ritmi un po' legati, diciamo, alle contingenze politiche, alle trasformazioni dell'economia, che sono a volte un pochino più lente di quanto non siano le innovazioni tecnologiche. Ma non credete, lo chiedo ai rappresentanti dei sindacati, non credete che forse bisognerebbe spostare avanti, un po' più avanti, i paletti delle controversie, o perlomeno cercare di aggirare quei paletti per parlare di innovazione? Quando si parla di rinnovo di contratti, quando si parla di mondo del lavoro, non c'è il rischio di fare battaglie di retroguardia a difesa soltanto del posto di lavoro, senza immaginare che forse le questioni sono l'innovazione tecnologica, la ricerca, le economie in crescita come le economie digitali? Non vorrei essere stato brutale, ma insomma credo che questa sia una questione forte. Io comincerei con Maria Grazia Gabrielli. Dovrebbe essere così. No, credo che nel nostro linguaggio alcune volte si produca una qualche deviazione, no? Per cui si schematizza tra le posizioni di retroguardia chi è più innovativo, chi è meno innovativo, chi è conservatore. Credo che però quando parliamo anche in un settore importante come quello rappresentato da Confprofessioni, ma vale per tutti i settori, in particolar modo dove le persone ricoprono nello svolgimento dell'attività, nell'arrivare al prodotto, nel costruire un prodotto finale, in realtà la valorizzazione delle persone passa attraverso anche dei riconoscimenti. Quindi questo non è incompatibile, anzi in qualche modo è uno sviluppo dinamico e sta insieme anche alle condizioni che progrediscono con gli avanzamenti e le innovazioni. Resta però centrale nella vita delle persone gli elementi della tutela e del diritto e delle condizioni del lavoro. Poi possiamo declinarle in modi diversi probabilmente. Certo, questo presuppone il fatto che bisogna saper leggere i cambiamenti. Su questo si può, come dire, anche in qualche modo indicare il sindacato come una titolare di una incapacità per lungo tempo, forse di non aver osservato fino in fondo i cambiamenti. Questo è anche vero, però in maniera assolutamente parziale. Ovviamente, stando in casa di Confprofessioni e cogliendo anche l'occasione, anche se siamo ormai alla fine della prima giornata, per fare gli auguri dei 50 anni, credo che ad esempio quello che abbiamo costruito nell'ambito del sistema di relazioni sindacali all'interno degli strumenti contrattuali di cui abbiamo deciso di dotarci e quindi di consegnare al settore, credo che abbiamo fatto una lettura corretta in realtà di questo mondo del lavoro che è cambiato e che probabilmente anche con maggiore velocità cambierà nei prossimi anni. Lo abbiamo fatto ad esempio tenendo in vita e provando a dare un significato ad esempio al termine inclusività, che non è esattamente un termine antico, è un termine in realtà molto attuale, molto importante, non solo per le divisioni sociali, per le condizioni delle diversità nell'ambito della società e anche nell'ambito del mondo del lavoro. Oltretutto la federazione che lei rappresenta è una di quelle maggiormente interessate al rinnovamento tecnologico, al rinnovamento delle tecnologie digitali. Cioè, voglio dire, il settore dei servizi, quello del turismo, sono quelli più prossimi al cambiamento. Assolutamente sì, stiamo ovviamente parlando del settore dei servizi, stiamo parlando del terziario più diffuso, quindi a partire anche da segmenti importanti per l'economia del paese, come ad esempio il turismo, dove gli elementi della digitalizzazione non sono più secondari, anzi
A oggi siamo ancora in una lettura, se volete, anche abbastanza conflittuale, e cioè se il sistema della digitalizzazione sta mandando in crisi un sistema tradizionale che era fatto magari di agenzie di viaggio, di tour operator, dove trovavano occupazione titolari con i propri dipendenti. Credo che invece la fase evolutiva successiva è quello di come questo elemento della tecnologia sia a supporto anche dello sviluppo di un settore o di più settori, sicuramente del terziario, importanti, e di come questo in realtà tenga insieme però anche le condizioni e la qualità più in generale del lavoro. Lo abbiamo fatto, dicevo, nel contratto degli studi professionali, quando ci siamo posti, credo, l'interrogativo comune di come tenere insieme nuove figure professionali, quindi anche di lavoro autonomo, partite IVA, praticanti, rapporti di collaborazione, che vivevano tutti all'interno di questo sistema, e che all'interno di questo sistema, invece di provocare elementi di dumping o anche per rompere le catene delle solidarietà tra i lavoratori, si è deciso di dare delle risposte. Questo credo che in questo momento è un patrimonio specifico del contratto di Confprofessioni, ma credo che sia uno dei modelli esportabili, come anche in altri settori e in altri contratti, per riuscire a dare delle risposte che probabilmente sono delle risposte anche nuove, che rispondono a quella necessità dell'inclusività che noi ancora registriamo molto all'interno del mondo del lavoro. Grazie. Bocco, prego. La sua domanda, io rispondo dicendo quello che abbiamo fatto in questo settore e poi concludo con una domanda io, se mi è permesso. Ma certamente, ne ha facoltà. Allora, noi abbiamo adottato da sempre, e devo dire che il vostro presidente ha sposato e ha reso possibile questa questo atteggiamento del sindacato, e cioè una linea prevalentemente collaborativa, perché il settore è un settore di piccole realtà, con un numero rilevante di lavoratori e di lavoratori professionali, non a rapporto di lavoro subordinato, molto sparso, frammentato. E quindi abbiamo cercato non una linea del conflitto tradizionale, come magari in altri settori il sindacato ha vissuto, ad esempio l'industria, ma non solo l'industria, e abbiamo sempre pensato ad un sistema di relazioni sindacali che fosse capace non solo di determinare condizioni economiche e di orario di lavoro e di sistemi normativi sopportabili per questo settore, ma ci siamo sempre posti il problema di guardare ad un mondo articolato, che è fatto di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, e quindi bilanciando le tutele contrattuali per includere anche questa parte di lavoratori professionali. Abbiamo poco tempo, quindi vado per sintesi e concetti, e abbiamo costruito nel tempo un sistema di bilateralità che permettesse, da un lato, quello di dare e offrire prestazioni che fanno salario, poi, cioè la sanità integrativa, la previdenza. Abbiamo ideato un sistema di bilateralità che stiamo cercando di rendere capace di dare formazione professionale, e stiamo discutendo, stiamo approfondendo per cercare una sintesi, per creare anche una possibilità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma non con una frase solamente, perché questo significa creare lavoratori sia professionali che dipendenti, magari collegando la formazione continua, mentre non dirigerla solamente per chi già lavora, ma anche preparare un serbatoio di persone attraverso l'uso di queste risorse, magari mettendone delle altre, perché i vari studi professionali possano attingere per avere delle persone già preparate e quindi avere dei risparmi.
È chiaro che fare formazione oggi significa progettare una formazione che si incontra con i processi e che abbia un'idea dei processi evolutivi e dei processi tecnologici. La chiudo qui e faccio questa domanda sulla quale dobbiamo confrontarci tutti. Qui abbiamo, che poi è all'origine, cioè sviluppando questo ragionamento, capiamo perché le elezioni sono andate in un certo modo negli Stati Uniti, il problema della classe media, si sta meglio, si sta peggio con la globalizzazione, chi sta meglio e chi sta peggio, chiudiamo questo discorso. Allora, vedete, sicuramente noi in questi settori abbiamo avuto un incremento dell'occupazione e abbiamo avuto la creazione di un terziario di servizi alle imprese straordinario e che si è sviluppato nel tempo. Allora, c'è uno studio in Germania, uno studio molto serio, che in Italia non c'è, che prevede uno sviluppo nei prossimi 10 anni, credo, del commercio online che comporterà un 20-30% di riflesso, di ristrutturazione della rete distributiva, in senso di chiusure di negozi, perdite di occupazione, perché lo spostamento dei consumi va in quella direzione. Noi credo che siamo attorno, ma ha avuto una crescita esponenziale, attorno a 1,5 miliardi, 1,8 miliardi, qui i dati non sono precisi, però si vede che il commercio online ha avuto una crescita esponenziale. Si è parlato di industria 4.0, sì, che è vero, non riguarda solo l'industria, le banche, riguarda anche le grandi attività di servizio e le grandi imprese. Il tema è che noi, lasciamo stare gli aspetti economici e gli aspetti della crescita, siamo di fronte ad una rivoluzione di portata tale che ci porta a misurare che cosa? Una crescita senza occupazione. È il tema dei temi. O una crescita che crea un'occupazione discontinua, marginale, con retribuzioni molto basse. Il suo mondo ne è l'esempio più concreto, è l'esempio più concreto. Questo è uno dei temi sui quali noi non siamo preparati, non è preparato nessuno, non siamo preparati noi delle organizzazioni sindacali, non sono preparate le associazioni imprenditoriali, non è preparata la politica. È chiaro che il benessere, una delle prime dei primi temi da affrontare per dare benessere ad un popolo, ad una nazione, è quello del lavoro, di come si diffonde, perché è attraverso il lavoro che si distribuisce la ricchezza. Questa è una domanda che faccio a me stesso, rispetto alla quale non ho una risposta, ma bisogna cercare di approfondire, perché il dramma delle nostre società è questo. Ha perfettamente ragione, giusto per aggiungere una piccola suggestione a quello che lei dice, il salario di ingresso nel mondo del giornalismo oggi, la cui età di ingresso è elevatissima rispetto alla media nazionale, cioè si diventa giornalisti intorno ai 30-35 anni, quindi bisogna avere una famiglia solida alle spalle, il salario di ingresso è poco più di 1.000 euro al mese per un ragazzo che ha studiato, si è laureato, parla 2 lingue, che è una cosa inimmaginabile soltanto fino a 20 anni fa. Noi eravamo una professione di privilegiati. Oggi guadagna una colf, la stessa cosa che guadagna un giovane laureato che comincia il mio lavoro, ed è veramente, francamente, deprimente. Prego. Intanto buonasera a tutti. È chiaro che arrivati a questo punto bisogna anche essere abbastanza sintetici, no? Sì. Ecco, io vi porto, non sono Pierangelo Raineri, che è il mio segretario generale, vi porto i suoi saluti, ma lui per lavoro è fuori, è all'estero, non poteva essere qui. Mi chiamo Mario Piovesà. Allora, io, per arrivare alla domanda, che tipo di, come noi possiamo recepire il cambiamento, faccio due aspetti. Allora, il primo contratto che si è stampato in questo settore è stato nel 2011, quindi ieri mattina, ok? Anche se storicamente il primo contratto di lavoro fatto in un certo modo risale al 1953. Non è caso di fare la storia, però diciamo che a un certo punto noi ci trovavamo con un professionista che ci convocava, si scrivevano alcune cose e poi le parti ognuno andava per la sua strada, non c'erano relazioni.
diciamo che le vere relazioni hanno cominciato a venire col protocollo fatto al CLEN nel 1999, tant'è vero che gli anni 2000 hanno dato una forte accelerata nei rapporti anche dal punto di vista contrattuale. Allora, la contrattazione ha seguito esattamente gli strumenti che noi abbiamo messo in piedi sui contratti nazionali, hanno seguito esattamente l'evoluzione delle professioni. Non avevamo solo quelle storiche, l'area giuridica, l'area tecnica, l'area sanitaria e odontoiatrica e l'area amministrativa, ma ci siamo accorti che man mano che nuovi settori o settori che magari applicavano altri contratti si avvicinavano a noi, è entrata la quinta area. Cioè, la quinta area era tutto quel terreno dove ovviamente nuove figure professionali non trovavano applicazione in quelle quattro aree storiche. Vi faccio tre esempi. Noi abbiamo fatto l'accordo, il protocollo con l'ANISAP, che è quello di laboratori di analisi. Anche questi andavano dal terziario, non sapevano dove andare, poi di fatto si è deciso che il loro contratto giusto era quello del contratto degli studi professionali. Si sono riconosciuti in quel contratto. Recentemente è stato fatto un protocollo con un'altra federazione di professionisti, è la Unirec, sono quelle società di recupero crediti. Il terzo, che vi posso dire, anche questi, pur essendo nell'area della Confindustria, si sono avvicinati, hanno applicato integralmente il contratto di studi professionali, anche con la bilateralità e con il resto che c'è per quanto riguarda il problema della sanità integrativa. Un altro esempio, la Kellab, una multinazionale che fa certificazione di qualità, 600 dipendenti in Italia, che applica integralmente tutto il contratto collettivo di lavoro degli studi professionali. È evidente che quello che ci siamo trovati poi è anche quello di dare una risposta a tutti questi professionisti che non sono dipendenti, sono professionisti che hanno o un rapporto di partita IVA o lavoratori autonomi o praticantato o quant'altro, e sono parecchie migliaia, che non trovavano applicazione giustamente nel contratto. Quindi ci siamo ovviamente impegnati anche a dare una risposta a quest'area. Dentro la quinta area ci sta la possibilità di recuperare tutte queste figure professionali nuove che stanno vedendo. Se andiamo a leggere la sfera di applicazione del contratto che abbiamo fatto nel 2015, vedete che lascia aperto tutta la possibilità di inserimento di questi settori. Tant'è vero che nelle declaratorie, per quanto riguarda gli inquadramenti, ci siamo detti, come parti sociali, ci siamo detti che è un lavoro in progress, perché ogni giorno ti ritrovi figure nuove che si avvicinano a questo contratto e ti chiedono ovviamente di inserire ovviamente quelle figure che magari qualche anno fa non c'erano e che oggi operano nell'area, nel settore. Beh, qui c'è una cosa che da dire, che non c'è ombra di dubbio che, per quello abbiamo sentito stamattina e oggi pomeriggio, il professionista ha un ruolo fondamentale all'interno del prodotto interno dell'economia. Alle parti sociali compete il ruolo, a mio avviso, di cogliere un po' queste opportunità, di creare degli strumenti dal punto di vista contrattuale, ma ovviamente anche per quanto riguarda il problema del welfare e per quanto riguarda il problema della previdenza. Quindi il compito nostro è di cogliere queste opportunità che ci stanno chiedendo i professionisti e di dare loro una risposta. Perché abbiamo sentito, c'è chi ovviamente ha delle condizioni ottime e c'è chi invece ovviamente soffre una certa condizione che deve trovare quanto minimo un certo tipo, certo, di tutela e di garanzia all'interno, certo, del contratto di lavoro. Certo. Allora, la crisi non se la nasconde nessuno, è una crisi epocale, sistemica, dicono gli economisti, non riguarda soltanto un settore della produzione, ma riguarda, mettiamola così, una sorta di Weltanschauung, di visione del mondo che va modificata e va cambiata, non sappiamo ancora in quale direzione, nessuno ha la bacchetta magica, però tuttavia bisogna operare un cambiamento anche nelle professioni, anche nelle norme e anche nel lavoro che sta cambiando di per sé. Verso quali destini ancora non sappiamo, però bisogna fare qualche cosa. E allora la parola crisi mi è venuta in mente, che è una parola di origini greche, come tutti voi sapete, lo ripeto a me stesso di fatto,
e che ha una doppia accezione nella sua traduzione, significa cambiamento, ma significa anche opportunità. Nella crisi si scoprono aspetti nuovi, prospettive inedite. La crisi può servire a far crescere alcuni settori mentre ne affossa altri. Pensate soltanto a che cosa sta succedendo nel mondo della comunicazione per quello che riguarda i servizi. I call center stanno morendo nel nostro paese, ne sa qualcosa il sindacato che si occupa della gestione di questa crisi. Stanno sparendo migliaia di posti di lavoro in Italia perché vengono allocati all'estero. Le grandi aziende, le grandi multinazionali che si servono di call center italiani fanno gare a ribasso e queste gare vengono vinte dalla Romania, per esempio. E quindi i call center vengono allocati in Romania e in Italia si perde lavoro. Il mondo del lavoro intero sta subendo delle modificazioni spaventose, enormi. Dicevamo prima le auto intelligenti. Le auto intelligenti non serviranno soltanto a snellire il traffico, ne parlavamo prima con l'esperto di digitalizzazione, ma significheranno probabilmente trasportare le merci senza persone. E quindi avremo dei settori interi che non avranno più personale. Cioè ci sarà una trasformazione anche nel mondo dei trasporti, nel mondo del terziario delle merci. Quindi vedete quanti cambiamenti, ma quante opportunità nello stesso tempo. Io vorrei sentire da questo punto di vista il presidente di Formatemp e anche il dottor Tripoli, il direttore generale degli Unioncamere. Prego. Sì, grazie. Beh, credo che appunto, dato il quadro di cambiamento che è stato fatto emergere oggi, insomma che è emerso oggi dalla discussione, quello che certamente ci rilascia la giornata di oggi è innanzitutto un'emergenza sulle competenze. Cioè è vero che il processo d'estruence dell'innovazione tecnologica e della rivoluzione è molto chiaro, molto evidente, lo tocchiamo. La nostra difficoltà, come dire, è intercettare la capacità di cogliere le opportunità di questi processi, oppure ci sfuggono. La difficoltà anche delle nostre istituzioni di rispondere in tempi veloci e come dire, adeguati ai cambiamenti. Una volta la rivoluzione industriale, si diceva, no, era iniziata nel 1750 con la spoletta volante e con la macchina a vapore e durò 100 anni. La rivoluzione digitale è iniziata nel 2000 e, insomma, diciamo così, in 10 anni ha travolto ciò che magari è stato realizzato in 300 anni. Quindi certamente i cambiamenti di oggi sono veramente dirompenti e molto veloci. E questo mette in sofferenza le istituzioni che tradizionalmente si sono occupate di lavoro, di welfare, di capitale umano. Questa è senz'altro la lezione che ci deriva tutto questo. Quindi, come fare? Certamente mentre il diritto del lavoro, no, si sofferma sul lavoro subordinato, il Jobs Act, il tempo determinato, l'articolo 18, il contratto di somministrazione, il voucher e così via, le nuove tecnologie creano i lavoratori delle piattaforme, no? C'è Uber, ma Uber non si occupa soltanto dei tassisti oppure dei ragazzi che consegnano le pizze, ma si occupa anche degli architetti, che abbiamo l'architetto. Abbiamo le piattaforme dei, ormai dei professionisti che offrono, certo, no, i propri servizi sulle proprie piattaforme. Abbiamo gli upworkers, cioè mentre il Ministero del Lavoro cerca di fare l'ennesima circolare sui voucher o la nuova direttiva sui voucher, il nuovo decreto correttivo, nascono gli upworkers, cioè coloro che lavorano con le app e vengono pagati con PayPal. E cioè, e mentre vediamo muoiono alcuni lavori, se ne creano velocemente di altri. Nel settore del giornalista sappiamo appunto come l'INPGI ci mostra come i lavoratori assunti a tempo indeterminato subordinato sono 1 su 10, 9 su 10 sono collaboratori freelance, no? E lavorano con strumenti molto velocemente e con altro. E quindi che fare rispetto a questo? Certamente c'è un tema di riuscire ad anticipare i cambiamenti. Ecco, certamente se mentre noi ancora ci occupiamo di creare l'agenzia per il lavoro, l'AMPAL, piuttosto che fare la nuova piattaforma, il nuovo sistema informativo del lavoro, mentre noi creiamo tutto questo con decreti, no? Vediamo le persone, che, i professionisti cominciano a dire no, a me non serve più la solita segretaria collaboratrice nei studi professionali, perché ormai un collaboratore viene superato, un vecchio collaboratore viene superato da uno smartphone, molto velocemente. Mi servirebbero invece dei collaboratori avanzati, che mi sanno raccogliere i big data, che me li sanno leggere, che mi sanno usare l'informatica in maniera qualificata.
E allora probabilmente quello che sorge è un processo destruence, cioè perdo i vecchi collaboratori degli studi, ma non trovo, no, il nuovo capitale umano che mi serve, cioè i nuovi collaboratori da studio, che non sono la vecchia segretaria, perché ormai oggi me lo faccio da solo all'agenda, me la sistemo da soli col tatti, addirittura a volte alcuni studi non hanno più i centralini, perché direttamente ormai ti chiamano sul telefonino, ti mandano il WhatsApp, i tuoi clienti o i tuoi, no, o i tuoi altri. Ma hai bisogno di nuovi collaboratori, cioè quelli che ti invece ti lavorano poi. E allora poi scopri che l'effetto destruence ce l'hai, ma non hai l'effetto costruence perché non hai le scuole, i luoghi di formazione di queste professionalità. E quindi ecco il problema, l'effetto saldo negativo. Cioè, tra l'altro, saldo negativo nasce dal fatto che appunto i vecchi rimangono vecchi, non c'è un'anticipazione dei fabbisogni di competenze, non c'è nessuno che riqualifica quelli attuali, ma non c'è una scuola che ti crea i nuovi profili. E quindi chiaramente è un effetto labor saving, come si usa dire, no? Di risparmio del lavoro. Ecco, questo dobbiamo cercare di evitare. Quindi anche la formazione, anche la bilateralità, anche la contrattazione, che dovrebbe essere più veloce della legislazione, dovrebbe essere veloce nella capacità di anticipare e rispondere ai fabbisogni. Quindi una formazione che ti copre quei fabbisogni, no? Che diventa festival dei formatori o che soddisfa più i docenti, certo, che no, i fabbisogni da questo punto di vista. Ecco, questa è una sfida anche per la bilateralità, per gli enti di formazione da questo punto di vista. Quindi si tratta di intercettare veramente i bisogni rispetto a questo. Noi abbiamo fatto esperienze recenti, per esempio ci mancavano i laureati informatici, no? Con Formatemp, laureati informatici perché il nostro paese produce, dal punto di vista dei luoghi di formazione, pochissimi laureati in informatica, pochissime persone esperte in informatica per i nostri processi, che ormai, come abbiamo visto prima, richiedono queste figure. E allora abbiamo messo dei laureati in matematica che stavano aspettando di fare l'ennesimo concorso per supplenti, no? E allora abbiamo preso quei laureati in matematica e abbiamo cercato di fare dei percorsi di conversione, perché il laureato in matematica era quello che più facilmente poteva essere riconvertito in una persona competente in competenze digitali, in processi digitali. Questo perché non ne avevamo quelli. Quindi per dire come effettivamente una domanda esiste, andrebbe intercettata, potenziale e reale, ma se non vi è una formazione da questo punto di vista, quindi anche i processi di innovazione degli studi rischiano di essere frenati se non hanno capitale umano e collaboratori adeguati. E quindi dove il processo crea distruzione di lavoro, ma non coglie le opportunità. Dottor Tripoli. Ci sono secondo me dei cambiamenti che sono strutturali in questa fase e dei cambiamenti invece che avvengono, diciamo, sono più congiunturali. Ci sono alcuni cambiamenti che sono strutturali perché connotano tutta questa fase economica del nostro paese, ma non solo del nostro paese. Per esempio, uno dei cambiamenti che è sicuramente strutturale in questa fase è che il tipo di produzione, di lavoro, di modalità produttiva che c'è in Italia, ma che c'è in tutto l'Occidente, è una modalità che incorpora molto più che nel passato come valore del prodotto il valore del servizio che serve a utilizzare il prodotto. Una volta c'era una distinzione netta, io facevo un oggetto, il telefonino, un altro poi provvedeva a venderlo, a risanarlo, ad aggiustarlo, a marchettizzarlo, a finanziarlo, eccetera. Oggi, se tu vuoi fare un telefonino, adesso sto usando un esempio sbagliato perché è l'esempio di un prodotto già molto avanzato, molto innovativo, dentro devi incorporare tutta una quantità di servizi che prima non c'erano. E tra i servizi ci sono servizi di diverso tipo, perché la seconda caratteristica strutturale è che, di cambiamento è che la realtà si è complessificata, si è molto complessificata. Una volta le tipologie di servizio erano quelle consuete da molti anni, che si erano consolidate in alcuni saperi consolidati. Oggi i saperi specifici si moltiplicano, cambiano, mutano. Pensate, per fare un esempio anche questo molto banale, il web. Quante professioni specialistiche sono nate attorno al web nel giro di 15 anni? I 15 anni, che è un'epoca veramente breve, non è neanche una fase di lavoro intera. Una volta 15 anni non accadeva nulla, poteva avvenire una innovazione. Qui non solo sono avvenute tante innovazioni, ma sono cambiati tanti lavori, sono nate tante professioni, sono morte tante professioni, si sono rigenerate altri mestieri. Terza caratteristica strutturale, è il tempo, cioè la velocità con cui ciò accade.
lo diceva adesso Francesco, il dottor Verbaro, la modifica con cui, il tempo con cui accadono queste modifiche è tale che a volte ti trovi superato mentre impari un mestiere dal mestiere successivo, esattamente come nei telefonini, scusate, uno prende un telefonino, il tempo che impara a usarlo già c'è la generazione successiva del telefonino, ma così è nei mestieri, così è nelle professioni. E allora, quarto, e questo è un problema invece che dico congiunturale, questo pone una questione, che è questa, che c'è bisogno di sapere qual è il tuo sapere, cioè che io abbia bisogno di uno che metta a posto un qualunque prodotto, io devo sapere se lui sa mettere a posto quel prodotto, se ha il sapere competente per poterlo fare. Questo è un tema gigantesco del nostro, le professioni, i saperi basati sul sapere, le professioni basate sul sapere, scusate, sono tali perché si autodichiarano, perché c'è qualcuno che li certifica, perché è il mercato che le valuta. Questo è un problema gigantesco, perché oggi tu puoi chiamare uno che ti aggiusta il telefonino e te lo guasta perché non sa metterci mano, perché il sapere è talmente specialistico, è talmente in trasformazione. Allora, questi secondo me sono dei problemi strutturali primi, quest'ultimo no, perché è un problema che si supererà, non è un problema strutturale, è un problema di questa fase, che connotano secondo me profondamente il cambiamento, ma tutto ruota attorno al fatto che oggi i servizi e il sapere e il fare si intrecciano in modo tale che oggi non li puoi più distinguere. A volte addirittura è nel servizio che è incorporato il prodotto e non viceversa. Tu compri il servizio e quindi ne deriva il prodotto, che poi è una fase di trasformazione. Tutta la sharing economy si basa sul fatto che tu compri il servizio, non il prodotto, e il prodotto ti arriva appresso perché te lo affittano, perché te lo noleggiano, te lo danno gratis. Il biglietto aereo, tra un po', tu pagherai il servizio che c'è attorno, ma il viaggio te lo regalano perché non costa più nulla, pagherai le tasse e poi tu pagherai i servizi. Ma così con tante cose, tu prendi la macchina, prendi l'automobile, paghi il servizio, paghi la pubblicità, ma la macchina te la mettono a disposizione gratis a questo punto. Fare il prodotto vale veramente poco in certe categorie. Quello che vale è il servizio, al punto che appunto si capovolge la visione tradizionale, consolidata della società industriale. Se è vero quello che dice, non ho motivo per dubitare, perché ci sono le controprove di quello che lei dice, Presidente, Direttore, perché ormai i telefonini vengono dati in comodato d'uso, è il servizio che rende al produttore del telefonino, cioè il gestore della telefonia mobile che ci guadagna non tanto e non solo il produttore del telefonino. Allora questo vuol dire che noi dobbiamo guardare al lavoro e alle professioni in maniera diversa ed è una sfida enorme per il sindacato, io credo. Prego. Sì. Ah, mi chiedo scusa, dicevo che tutto questo è una sfida enorme per il sindacato anche, perché si tratta di approcciare in maniera inedita, è una sfida del tutto nuova, quello del lavoro che sta cambiando, quella del prodotto che sta cambiando, in virtù del fatto che ormai conta quasi più il servizio reso dal prodotto che il prodotto stesso. Insomma, il manufatto ha perso la sua centralità rispetto al mondo del lavoro, per quanto noi siamo uno dei primi paesi manifatturieri d'Europa. Sì, certamente, però diciamo c'è una funzione che è quella del sindacato di, attraverso le forme contrattuali che ovviamente evolvono e attraverso il rapporto anche con le istituzioni, perché le condizioni delle persone sono date anche dalle leggi, no? Non solo dai contratti, è quello di costruire, di continuare a svolgere questa funzione di costruzione delle tutele, delle condizioni anche salariali delle persone, avendo però chiaro che non viviamo in un mondo statico, ma in un mondo che evolve, e quindi questi sistemi devono essere flessibili e bisogna avere la capacità di trasformarli e di cambiarli. Il tema della formazione nei rapporti futuri è un tema centrale che riguarda le persone che già lavorano, ripeto, del loro aggiornamento, della loro evoluzione costante, ma io penso che ci sia il problema, e qui questa risposta non lo può dare solo lo Stato, in settori come questi, che le parti costruiscano anche dei sistemi senza pesare in termini di costo sullo Stato e sulla collettività, per creare, soprattutto rivolto ai giovani, ma anche a quelli che
magari laureati in matematica e c'è bisogno in questi settori di informatici, no? Quindi di creare, come si può dire, di dirottare risorse per creare serbatoie, per creare disponibilità di persone dalle quali attingere e quindi dare loro la possibilità di trovare lavoro. In sostanza, noi non dobbiamo rifiutare l'innovazione, dobbiamo capire che dobbiamo cambiare anche nel modo di fare sindacato, e cambiare il modo di fare sindacato non significa tradire la nostra missione, è il mondo che ci cambia e che ci costringe ad innovare continuamente. Le faccio un esempio, no? Noi abbiamo fatto uno sciopero generale per la reintegra, l'articolo 18, sì, certo. Morto tutto. Non è questo il caso perché no. Sono piccole e medie aziende, no? Io sostengo la tesi che quello che è stato fatto è una sperimentazione, però non trovo giusto che ci sia un arbitrato che dimezza, che ti dà 2 mesi al posto di 4 perché scegli questa strada e perché li puoi avere prima. L'arbitrato dovrebbe creare un vantaggio al lavoratore. Adesso ci sono gli sgravi fiscali, ma lasciare a casa un lavoratore con 4 mesi probabilmente sul numero delle mensilità di penalizzazione bisognerà tornarci, perché avere una possibilità così, no? Dalla sera alla mattina di poter licenziare, poi se vai in causa te li prendi dopo 5 anni, se vai all'arbitrato ti do 2 mesi, penso che un qualcosina bisogna ricominciare a riflettere per dire. Noi non dobbiamo più guardare al passato, ma il quadro delle tutele che dobbiamo costruire le dobbiamo costruire in relazione al mondo che viviamo, certo, oggi. Certo, ci saranno tutele nuove da tutelare, perdono il bisticcio di parole. Prego, Gabriele. Ci saranno tutele nuove da tutelare, immagino. Prego, Gabriele. Ma sicuramente è una certezza il fatto che siamo davanti a un mondo del lavoro che poggia molto di più, insomma, sul tema e sul segmento dei servizi. In realtà io anche qui credo che la lettura non può contrapporre, come dire, innovazione o condizione di un'innovazione sempre più veloce. Ha un dato però reale. Noi abbiamo vissuto in questi ultimi anni quello che viene definito genericamente un processo di terziarizzazione dell'economia e quindi anche processi in cui in qualche modo lo stesso ciclo produttivo si è scomposto. Tanto è che anche oggi non parliamo più della fabbrica come potevamo parlarne 30 anni fa o 40 anni fa. In questo quadro si è inserito, in questa condizione, noi oggi vediamo una assoluta centralità del sistema dei servizi. Poi potremmo dilungarci ulteriormente che insieme alla civiltà dei servizi c'è anche quella del consumo e della modalità del consumo, certo. Sempre per rimanere in ambito, diciamo, per aprire un altro capitolo polemico, ma in realtà in questo processo di scomposizione anche dei cicli di lavoro l'interrogativo non è quanta innovazione soltanto c'è, è che ruolo ha il lavoro e le persone che lavorano. Questo, diciamo, è l'interrogativo che credo preme l'organizzazione sindacale, il sindacato, ma che in qualche modo non può che essere oggetto di un sistema di confronto anche con le associazioni di impresa o di tutti quei soggetti dell'intermediazione sociale sul quale discutere di quale centralità il lavoro e la qualità del lavoro. Perché in realtà in questa scomposizione noi abbiamo la grande innovazione, abbiamo la tecnologia, abbiamo le figure professionali molto alte, probabilmente che non trovano rispondenza rispetto anche alla preparazione scolastica, a quella universitaria, piuttosto che come questa agganci poi il mondo del lavoro, ma è vero anche che abbiamo una condizione di lavoro molto povero. E allora come teniamo insieme, credo che uno dei temi della responsabilità delle parti e delle organizzazioni sindacali è come riuscire in realtà all'interno di questa scomposizione
che ha quindi anche frammentato il lavoro e i lavoratori, come riuscire a ricomporla e in qualche modo a dare delle risposte rispetto alla tenuta sociale, perché anche di questo probabilmente si rischia, come dire, pensando che il mondo è quello ed è quello dell'innovazione e della tecnologia, in realtà noi abbiamo un pezzo del mondo del lavoro che resta indietro. E se resta indietro significa che c'è un problema nel modello di società e nella condizione di un paese. Le opportunità ci sono tutte in verità, però introduco un esempio che può essere sicuramente un po' polemico, no? Nel momento in cui da un lato parliamo dell'innovazione, della tecnologia, della preparazione e di una professione che immediatamente dopo supera quella precedente. Di una professionalità sempre più richiesta, sempre più alta. In realtà la rincorsa di una grande fetta del mondo del lavoro è quella di correre a gestire problemi veri come quello della produttività, quello della competitività in un mondo sempre più globale dove la crisi non è diventata opportunità, è crisi. È crisi di un sistema, è crisi di un modello e lo vediamo anche nelle differenze che si sono prodotte. E che spesso la rincorsa è quella al picco non più alto, come oggi lungamente ci siamo e si è esercitata tutto il congresso, ma al punto più basso della competitività, alla rincorsa più bassa per riuscire a reggere in un sistema competitivo che è diventato anche più aggressivo in virtù di una globalizzazione molto, molto forte. Io credo che la risposta delle parti sociali, delle organizzazioni sindacali non può porsi questo tema, perché non ci può essere una condizione dove la risposta che viene chiesta alle organizzazioni sindacali è dove sposto al punto più basso il costo del lavoro, l'incidenza del costo del lavoro, una serie di contrazioni e di riduzioni di tutele per riuscire a competere o per riuscire a garantire produttività. Ecco, io penso che questo sia la distorsione nella discussione, perché in realtà dovremmo provare a capire come raggiungere qualitativamente, perché competitività non è se corriamo di più, è se qualitativamente aggiungiamo qualcosa di più, dando risposte a un vasto mondo come anche questo di professionisti, anche di giovani professionisti che hanno lungamente investito anche sulla formazione, sulla preparazione e che quindi molto possono dare ad uno sviluppo del paese che dovrebbe avere però questo come paradigma e provare a rimuovere invece le condizioni che ci portano verso la bassa competizione che è anche condizione del lavoro sicuramente diseguale, sicuramente anche qualitativamente non utile alla, come dire, al progresso e alla competitività di cui oggi abbiamo parlato. Piovesano. No, io mi aggancio un po' alle cose che dicevo nel primo intervento. Queste tre federazioni sindacali fanno più di 30 contratti collettivi di lavoro per circa 6 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti nell'area del terziario, nell'area del turismo e dei servizi. È chiaro che ci siamo trovati ad avere delle controparti che non hanno avuto delle risposte o delle richieste noi uguali. Quello che noi abbiamo trovato, quando ho detto prima dagli anni 2000 in poi, quello che abbiamo trovato in Confprofessione, abbiamo trovato un'organizzazione imprenditoriale che non ci poneva sul tavolo problemi ideologici, problemi di costo del lavoro o quant'altro. Certo, è chiaro che se si può avere un'alta professionalità, magari risparmiando qualcosa, fa sempre audience. Certo. Il problema vero che ci siamo trovati, una controparte che ha sempre posto i problemi di come si andavano a rispondere alle esigenze dei professionisti. Allora, ai professionisti quello che dico è che se andiamo a guardare bene gli strumenti che già oggi abbiamo, partendo da Fondo Professioni che mette a disposizione la struttura per la formazione, una formazione tra l'altro anche finanziata, assieme a un altro soggetto che è l'ente bilaterale,
È chiaro che già abbiamo degli strumenti che si possono mettere a disposizione di chi ovviamente vuole dare delle risposte innovative sul piano della formazione. Ma dico di più, non ci siamo mai sottratti a affrontare problemi dal punto di vista contrattuale. Il dottor Stella lo sa benissimo, quando ci pone problemi ha sempre trovato tre federazioni pronte a sedersi al tavolo ed affrontare questi temi. Se quando prima ho fatto il ragionamento partendo da e poi quello che è successo negli anni 90, dagli anni 2000 in poi, devo dire che noi abbiamo avuto una confederazione che si è data una struttura a livello nazionale e adesso ha anche delle strutture a livello territoriale che siamo in grado ovviamente di creare quelle condizioni, quelle risposte contrattuali che le nuove sfide ci stanno chiedendo. Non abbiamo mai detto di no a questo tipo di richieste e il dottor Stella lo sa benissimo. Quindi credo che abbiamo da lavorare per capire un attimo come ovviamente riempiamo quella famosa quinta area. Grazie, allora io direi che adesso possiamo concludere con l'intervento del dottor Gaetano Stella. Ringraziamo tutti gli interlocutori e un ringraziamento particolare a voi stoici resistenti che siete ancora qui, vi ringraziamo di essere rimasti. Prego Presidente, a te. Allora intanto ringrazio anch'io quelli che hanno saputo resistere fino a quest'ora, perché effettivamente li abbiamo sottoposti a una maratona mica da poco, perché 10 ore è quasi di... Vorrei che apprezzassi, l'ho fatta in piedi. Sì, è vero, non c'è dubbio. E oggi poi la seconda parte è appunto che abbiamo parlato dei temi di più di innovazione, no? Di internazionalizzazione, di digitalizzazione, alcuni anche inquietanti, perché effettivamente suscitano da una parte entusiasmo, dall'altra curiosità, ma anche un po' di preoccupazione per i risvolti che sono ancora poco conosciuti e per le conseguenze che potremmo subire, anche se abbiamo capito, penso tutti quanti, che noi dobbiamo, tra virgolette, cavalcare le innovazioni, monitorarle, gestirle, non lasciarci gestire da loro, cosa che peraltro non sarà facile e semplice, soprattutto per quella esponenzialità che si diceva, e la grande velocità con la quale queste nuove tecnologie continuano a correre in una velocità che non riusciamo neanche a immaginare. Però tornando sul tema del contratto collettivo, condivido quanto espresso i miei riferimenti dell'ambito sindacale, perché effettivamente c'è sempre stato lo spirito collaborativo in questo senso e noi abbiamo sempre cercato di fare dei contratti innovativi e recependo le nuove dinamiche del mercato del lavoro e anzi talvolta anticipandole. Noi siamo stati il primo contratto collettivo in Italia che ha introdotto l'assistenza sanitaria integrativa ancora nel 2001, quando non se ne parlava assolutamente. Adesso, di 15 anni fa, sentir parlare di welfare sembrava una cosa, una follia, e una parte del salario l'abbiamo tradotto in assistenza sanitaria, quindi c'è stata disponibilità del sindacato in questo senso e dall'altra parte però anche da parte nostra una visione di guardare avanti. Ora, noi sul mercato del lavoro continueremo a cercare di essere innovativi, abbiamo allargato la sfera contrattuale dove nei profili della quinta area abbiamo inserito anche le professioni non ordinistiche, ma abbiamo messo anche una volta nel contratto dei dipendenti degli studi professionali, ora adesso è il contratto degli studi professionali, cioè un mondo, quello degli studi professionali, che si sono allargati le figure, ci sono i collaboratori, ci sono i praticanti, ci sono una serie di altri soggetti che collaborano, ci sono molti più studi associati, una volta non c'erano, quindi noi abbiamo cercato nel nostro contratto di intercettare tutti questi bisogni nuovi che hanno i professionisti per poter lavorare meglio e anche ovviamente dei lavoratori dipendenti. Fra l'altro il dottor Tripoli, lo ricordavo quando appunto faceva parte di Elmise, del tavolo per le nuove, sul riconoscimento delle nuove professioni che poi sono state regolamentate via di seguito, quindi anche su questo tema abbiamo partecipato e abbiamo condiviso il processo di trasformazione in atto della società. Quindi noi sicuramente vorremmo cercare nel contratto, abbiamo cercato di intercettare i fabbisogni, aspetti formativi sicuramente, abbiamo detto che il professionista deve imprenditorializzare la sua attività professionale, quindi tutte quante queste vicende andranno per forza di cose anche andare a interessare anche la contrattualistica che ci sarà. E su questo lo credo che non ci siano assolutamente difficoltà a procedere. Io una cosa che dicevo stamattina era quello, per esempio,
che forse che dobbiamo fare, che abbiamo un impegno di cercare di fare un rapporto migliore università-professioni, perché adesso l'università sta sfornando, diciamo così, profili occupazionali che non esistono e per cui continuiamo a fare avvocati, dottori commercialisti, quando invece probabilmente ci sono bisogno di alte professionalità, come le tecnologie stanno dimostrando, perché queste sarebbero già, non dico morte o quasi queste professioni, ma però andranno in una certa direzione e quindi dovremo sicuramente dialogare con l'università per cercare di cambiare l'occupazione in Italia. Poi i contratti seguiranno questi nuovi cambiamenti. Grazie Presidente, grazie a tutti voi e ancora auguri. Buona serata.